Dopo circa 2 mesi è ancora interdetta al traffico via Mar Arabico a Ostia, con tutti i disagi che questo ovviamente comporta. Causa non solo un documento, un danno, voglio dire, alla circolazione, voglio dire, locale, ma costringe gli autobus a fare una rotatoria incredibile, quindi qui c'è un traffico su via Mar Rosso che è pericolosissimo anche per l'attraversamento pedonale. Il danno è enorme, perché non solo in coincidenza delle, voglio dire, soprattutto dell'orario scolastico, oltretutto laggiù in fondo c'è un'altra scuola. Quindi il caos veicolare è assoluto. Siamo in balia di una situazione che viene definita dal municipio, e quindi non sappiamo assolutamente nulla. Come cittadini dovremmo anche conoscere qualcosa, che invece siamo sempre ignari totalmente di quello che succede intorno a noi. È rimasto tutto uguale, tranne una novità, ovvero gli automobilisti più indisciplinati hanno spostato le transenne per passare ugualmente. Adesso la gente ha aperto le transenne e fanno, praticamente fanno i propri comodi. Spesso, ogni tanto, o lo fanno abitualmente ormai? Ormai è diventato abituale, perché non fare più tutto il giro, perché per andare, magari chi abita qui e deve andare, le faccio nipote, al Grassi, deve arrivare o giù in fondo alla rotatoria, o passare di qua davanti Mar dei Caraibi e trovare tutta la fila delle scuole, l'ingresso, l'uscita, è sempre la solita storia, insomma. Ma a quanto pare, come ci segnalano i residenti di zona, i problemi sono anche altri. Ad esempio, in via Mar Rosso, come vedete alle mie spalle, c'è una transenna. Ebbene, questa transenna è lì dal mese di agosto, e quindi parliamo di ben 5 mesi per una semplice voragine. La cosa particolare è che inizialmente c'erano le indicazioni dove andare con le macchine, mentre invece adesso diventa un doppio senso tranquillo, quindi una macchina va di qua, una macchina va di là, con il rischio anche di incidenti, perché poi ci sono parcheggiate queste qua. Hanno dovuto spostare uno dei due capolinea degli autobus, che adesso è posizionato laggiù. Non si riesce a capire perché non si poteva chiudere la buca, lasciare lì il capolinea. C'è un disagio fortissimo per la cittadinanza, perché così lei può fruire solo di un autobus. Se l'autobus non passa, lei staziona lì anche più di mezz'ora.